Il Vangelo di Giovanni presenta il miracolo compiuto a Cana di Galilea durante un convito di nozze, la trasformazione dell'acqua in vino. All'inizio del suo Vangelo, al capitolo secondo, è il primo miracolo raccontato da Giovanni e conclude questo a Cana di Galilea. Fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. L'inizio dei segni, il primo dei miracoli. Perché Giovanni chiama questo miracolo segno? Il segno significa, il segno manifesta. Manifesta cosa? Manifesta che Gesù era veramente il Messia. Egli manifestò la sua gloria attraverso questo miracolo e i suoi discepoli credettero in lui. Possiamo dire che i miracoli stimolano la fede in Gesù. Gesù compirà tanti altri miracoli. E continuamente quasi mendica la fede in lui. Lui che è il Messia, lui che è il Verbo di Dio incarnato, che porta a tutti noi la parola del Signore, quella parola che ci rivela Dio, quella parola che rivela all'uomo il suo mistero. Da notare che in questo miracolo protagonista è Maria. Maria che è presente nel Vangelo di Giovanni all'inizio dei segni, Maria che è presente alla conclusione dei segni sotto la croce. Maria che ha accompagnato Gesù in tutto il suo percorso. Più volte il Vangelo dice che Maria andava a trovare Gesù, suo figlio, che aveva tanti amici. Ma aveva anche tanti nemici. E Maria ci indica qualche cosa di significativo. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Noi vogliamo essere salvati. Gesù significa salvatore e lui è venuto a salvare. Vogliamo percepire la bellezza della salvezza. Dobbiamo fare ciò che ci dice Gesù. Gesù dirà a un certo momento: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Ascoltare il Vangelo di Gesù, vivere secondo quelle che sono le emozioni del Vangelo di Gesù. Qualunque cosa egli vi dica, fatela. E Maria porta Gesù. I santi padri dicevano ad Iesum per Mariam. La devozione più bella che noi possiamo avere verso la Madonna è proprio questa. Noi veneriamo colei che ci presenta il Figlio come il Salvatore di tutti noi. Una devozione che non ristagna nella figura di Maria, una devozione che è veicolo che porta a Gesù. La parola di Dio di quest'oggi ci dice anche altre cose di una meraviglia straordinaria. La prima lettura tratta dal libro di Isaia. Il contesto è il contesto dell'esilio. A un certo momento Dio si rivolge al popolo che era umiliato a causa dell'esilio fuori dalla patria e dice: tu non sarai più abbandonato. Nella tua terra sarà più detta devastata. Notate, Dio cerca di rincuorare il suo popolo e lo rincuora con termini stupendi. Sarai chiamata mia gioia. Chi dice questa espressione? L'innamorato, l'innamorata, e sarai sempre mia gioia. Il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Essere delizia, essere gioia per il Signore.
Questa espressione dettata al popolo, questa espressione è dettata anche a ciascuno di noi. Noi essere la gioia del Signore, noi essere la delizia del Signore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Quanto è bello sentire due persone che si amano e si dicono reciprocamente: tu sei mia gioia. E il Signore si presenta a noi come la gioia, la delizia, la bellezza. Signore, grazie, grazie per queste parole che sono rivolte a ciascuno di noi, queste parole che sono rivolte alla Chiesa. La Chiesa è la gioia di Gesù. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato Paolo che si rivolge ai Corinzi e parla dei carismi. Ci sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Diversità di ministeri, uno solo è il Signore. Ci sono diversità, diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. L'origine dei carismi, l'origine dei ministeri, l'origine di ogni attività è sempre Dio. E all'interno della Chiesa ognuno di noi ha i suoi carismi, i suoi ministeri, è chiamato a svolgere delle attività. Ma tutto questo parte da Dio. È Dio che ci offre tutte queste cose, è Dio che ci accompagna nello svolgimento di tutte queste cose, è Dio anche il termine nell'esercizio di tutte queste cose. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Il discorso qui a livello di comunità non si parla del bene individuale, ma il bene comune. Ognuno di noi è ricco di grazia per il bene comune. Noi dobbiamo far sì che ogni cosa che noi abbiamo sia sempre esercitata per il bene comune. A ciascuno per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio della sapienza, a un altro, sempre dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza, a uno nello stesso Spirito la fede, a un altro il dono della guarigione e così via. I carismi, possiamo dire, sono indefiniti, nel senso che ognuno di noi è ricco di tante cose. Mai nessuno può dire: io sono così povero da non valere nulla. Io ho una intelligenza, io ho un cuore, io ho una libertà, io ho un corpo, io ho un'anima, io ho dei pensieri, io ho dei progetti. Io posso realizzare qualche cosa di bello nella comunità. Tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole, la liberalità di Dio. Non possiamo dire che Dio deve. Come vuole Dio, queste realtà di carisme, di ministeri, di attività sono distribuite all'interno della comunità. Ed è bello pensare la comunità ricca di tante individualità, la comunità ricca di tanti doni. Più volte Gesù dice: ecco, vorrei che voi portaste frutti e molto frutto. Ora, tutti questi carismi devono portare i frutti nella vita, nella comunità, nella società. Grazie, Signore, per il dono della parola di quest'oggi. Ci hai detto delle parole stupende. Mai dobbiamo deprimerci dicendo che noi siamo abbandonati. Mai dobbiamo deprimerci dicendo che noi non serviamo a nulla. Noi invece siamo amati dal Signore, di un amore grande. E allora eccomi, Signore, tutto di me nelle tue mani. Grazie, oh Signore, grazie.